chiama da Roma. Simona, prego. Pronto? Sì, salve, non so se mi sentite. Sì, noi la sentiamo benissimo. Prego, le devo chiedere di Sì, essere di veloce, essere però veloce, mi perdoni. sì. Dunque, volevo dire, mia cognata lavora in un centro commerciale. Un suo collega è stato a Venezia dal 24 al 26 di febbraio. Ha continuato a lavorare fino a ieri, tranquillamente perché non aveva sintomi, non aveva nulla. Questa mattina però ha dovuto dire appunto che era stato lì ed è stato messo in isolamento in funzione delle nuove norme del decreto che è uscito. Ora, il problema è questo, mia cognata ha cominciato a sviluppare dei sintomi già da qualche giorno, quindi da mercoledì sta a casa perché ha un forte mal di gola, influenza, non ha febbre, però comunque ha questi sintomi e ho qualcosa adesso che comincio ad avere anch'io. Quindi volevo capire come ci dobbiamo comportare, perché lei oltretutto è stato richiesto di ritornare al lavoro per coprire il turno anche di questa persona che non c'è. Come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo pretendere un tampone? Dobbiamo stare in casa? Cioè, cosa dobbiamo fare? Grazie, grazie davvero Simone. Adesso sentiamo il consiglio del professor Ma Morrone. intanto deve stare in casa e deve chiamare il medico di famiglia per valutare se i sintomi che lei presenta sono quelli per cui si possa ipotizzare la diagnosi di infezione da coronavirus. Qui la cosa importante è sapere se c'è febbre o meno, perché uno dei sintomi si è deciso di valutare importante, se c'è una febbre che superi Di 37,5 e 37,5. quei sintomi va chiamato il medico di famiglia e poi dopo, sentito il parere del medico di famiglia, si chiamerà il 1500 o il 112. Però diciamo che tra l'altro nelle linee guida che ha fornito il governo c'è anche il tema che se hai la febbre, anche se non è, diciamo, se non è accompagnata da altri sintomi che potrebbero essere quelli del coronavirus, comunque è consigliato di non tornare al lavoro. No, 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 In assolutamente, ogni non tornare caso, al lavoro e diciamo, di mentre rimanere in prima uno casa, poteva pensare, vabbè, non ho assolutamente, il no, 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 febbrone, vado lo da stesso a 37,5 lavorare. in su si dice di non tornare al Quindi lavoro, diciamo, il assolutamente. consiglio per Simona è chiamare il suo medico di Esatto. famiglia, raccontare la Bene i sintomi. sintomatologia e farsi consigliare dal medico di famiglia. Esatto, Quindi anche sicuramente non eventualmente tornare al tornare lavoro. al lavoro malgrado questa persona, guardi la faccia Simona, inquadrate Morrone il nome, eccolo qua, com'è? Tornare al lavoro? Male. No, Pericolosissimo, meglio stare a assolutamente. casa. Va Stare a bene. casa assolutamente, per il bene dei colleghi del lavoro. Subito la GIF. Eh?